La prima lista senza Alessandro Settineri in panchina e sostituito momentaneamente da Fabio Venniro, aspettando l'annuncio del nuovo tecnico, impatta 0-0 nell'andata di Coppa Italia giocata al Palmindelli contro l'Akragas. Una partita dove entrambe le squadre hanno badato di più al risultato che al gioco e quindi la qualificazione passa adesso nella gara di ritorno da giocare all'Esseneto di Agrigento il prossimo 12 di ottobre. Adesso i biancoscudati penseranno alla gara casalinga di domenica 2 ottobre contro la Parmonval, dove gli uomini del presidente Sergio Iacona proveranno a trovare la prima vittoria in campionato, chissà, magari con il nuovo allenatore in banchina. L'unica cosa che mi sento di garantire è che la società ha un progetto di crescita e che tutte le scelte che sono state fatte e che saranno fatte sono nell'obiettivo di questa crescita. Per cui a breve, tra qualche ora, annunceremo il nome del nuovo allenatore. Si tratta di una scelta di qualità, di persona che ha esperienza e grandi capacità e soprattutto anche disposta ad impostare in serenità un programma di crescita pluriennale. Quindi io invito soprattutto la tifoseria ad essere paziente perché noi siamo tutti nuovi, i giocatori sono tutti nuovi. E piano piano si troverà l'assetto che dovrà dare le giuste soddisfazioni al pubblico di Caltanissetta. Sapevamo di affrontare un avversario arrabbiato, offeso, e quindi poi se ci mettiamo pure il terreno di gioco, diciamo che quando provi e pensi a fare gioco è sempre molto più difficile che difendere, quindi tutto sommato è un pareggio che ci prendiamo ben volentieri. Ci giocheremo tutto nella partita di ritorno. È stata una partita equilibrata dove il risultato credo sia giusto, anche se noi abbiamo creato molte più situazioni da gol, però ti ripeto, in questo campo già non avere preso gol, spero di non avere perso nessuno, è già una grande cosa.